alla quale comunque credo tu possa rispondere ampiamente, una storica. Quella tecnica è questa, siccome io personalmente l'ho pure scritto, forse ho sbagliato, volevo capire, ma le cause di questo dissesto della valanga, della tragedia, sono su Giampilieri, centro antico, da ricercarsi oltre che ovviamente nella morfologia del territorio, anche in qualche caso di abuso edilizio? E questa è una. E la seconda è questa, ma nel passato, dato appunto la morfologia che era frolla già dall'inizio, si sono verificate importanti alluvioni di grossa portata, non parlo del 2007, parlo degli anni ovviamente molto, sì, molto prima, ecco, che abbiano lasciato una traccia storica nella memoria e che quindi potrebbero o sarebbero potuti servire a darci, diciamo, una sorta di insegnamento, di monito, oppure la memoria è andata nel fango, come ho dovuto scrivere qualche mese fa. Abbiamo degli elementi certi per chiarire l'equivoco. In realtà, secondo me, sono intervenute varie concause, e cioè l'abusivismo io lo escluderei in questo caso, perché sono abitati plurisecolari, per cui il fatto, per esempio, che a Scaletta sia stato, ahimè, distrutto del tutto il palazzetto Ruffo, che era datato 1768, dimostra che non è una questione di abusivismo, perché quella era una casa che era in quel posto da oltre 200 anni e non aveva subito alcun danno. Poi, in occasione di questa alluvione, di questo evento straordinario, di queste piogge che hanno concentrato nel territorio di Scaletta e di Giampilieri una quantità d'acqua eccezionale, hanno favorito il collasso di questi terreni, che certamente non erano curati, non erano seguiti, perché, come abbiamo visto, per i terrazzamenti, oltre ai terrazzamenti, c'erano i canali di scolo che venivano puliti. Ora, i canali di scolo, purtroppo, girando nel territorio, vengono utilizzati dai contemporanei abitanti della nostra terra come discariche pubbliche, dove buttano frigoriferi, lavatrici, le quali evidentemente, unite questi elementi grossolani a elementi più piccoli, creano un tappo che non consente il deflusso delle acque. In particolare, poi, lì l'unico caso ipotizzabile di abuso fu che alcune case del margine dell'abitato di Giampilieri erano state rinnovate, e allora da casette a piano terra, che erano quelle, essendo quelle marginali, non erano i palazzi di un certo tono, ma delle case magari di pastori o di contadini, poi con quel po' di benessere che ha caratterizzato gli anni 60-70, o da rimesse di emigranti, queste case miserabili sono state rinnovate con edifici di più piani, che necessariamente avevano delle fondazioni. Quindi queste fondazioni, in una zona che era a ridosso della scarpata, hanno creato una specie di diga che non ha consentito il deflusso delle acque. I canaloni erano otturati, quest'acqua che scendeva dalla scarpata, non trovando sfogo per risalita, per capillarità, risaliva, imbibiva i terreni si gonfiavano e, non avendo, aumentando di peso, si sono collassati e hanno creato questa valanga di fango. Ma sono dei processi che chi si occupa di geologia conosce molto bene, mentre gli abitanti pensano, dice, va bene, tanto ormai questa è una cunetta vecchia, che se ne frega, buttano, le riempiono, non le puliscono. Anche gli scoli in campagna o i sentieri servivano a far defluire liberamente le acque. Tutto questo è finito perché in campagna non ci sta più nessuno, sono tutti impiegati all'università, al municipio, all'ospedale, in tutte le varie opere pubbliche della nostra città, e quindi questi ex pastori e contadini che governavano ottimamente il territorio, ora governano male le nostre amministrazioni pubbliche, mi permetto di dire,
e quindi il degrado del nostro territorio porta prima o poi a quegli eventi straordinari che poi non sono, come dicevi tu, a Giampilieri io non ho memoria, ma a Mili o nella zona di... Sì, ma tutte le valli sono... che se piove a San Filippo, frana a San Filippo, se piove a Giampilieri, frana a Giampilieri. Però le condizioni non cambiano, perché sono conseguenziali all'abbandono del territorio. Se il territorio è governato come era governato in passato, non succedeva niente, a meno che non fosse proprio una catastrofe imprevedibile. Ma questi sono danni in gran parte prevedibili, e sono dovuti alla rinuncia degli abitanti a governare il proprio territorio. Comunque io non vorrei rubare tempo al nostro amico Garfini.